Un saluto a tutti, sono Natron e bentornati sul mio canale. Era da un po' che non dicevo, non sentivate, credo, questa frase, colpa del caldo dell'estate che... scusate se non ho caricato quasi nulla in queste ultime settimane, forse anche l'ultimo mese, ma il pensiero solo che con il caldo che faceva di mettermi qui a trovare tempo tra lavoro, tra impegni, tra il caldo, per fare una partita, per portarvi una partita, un gameplay di un gioco da tavolo o anche un tutorial. No, no, non mi passava totalmente la voglia. Però adesso è il 1º settembre, siamo a settembre, quindi riprendiamo anche piano piano a portare ovviamente contenuti nuovi sul canale. Quindi di riferimenti ai giochi da tavolo e ai wargame, i giochi di simulazione. Oh. Avete visto il titolo? No? Una piccola novità. Allora, stavo pensando in questi giorni al periodo in cui io, anzi no, premessa, i video gameplay miei che ho fatto, dei giochi retro, dei giochi vecchi, no? Anzi, ripartiamo ancora da prima. Perché io ho diviso giochi da tavolo e giochi retro? Ho smesso di fare i giochi retro e ho cominciato a fare i giochi da tavolo. Sì, ok, perché magari non avevo più voglia di andare, di vedere di nuovo, di portare di nuovo i giochi retro, perché un po' mi erano venuti a noia, perché appunto vedevo che non facevano numeri, ma vabbè, quello è un problema. Credo anche che sia ora di YouTube in generale, ok? Visto che il mondo del gaming attualmente sta un po' morendo, perché vengono portati sempre con i soliti contenuti del cavolo sui soliti giochini stupidi, e la gente magari si è anche rotta un po' le palle, insomma, ok? Fatemelo dire tranquillamente. Quindi è venuta un po' a noia anche la gente. Ecco, non ci sono nuovi contenuti interessanti a livello di gameplay, se non magari i giochi nuovi che escono adesso. Io ho diviso queste due cose perché ovviamente andando a vedere vari video che ti spiegavano come meglio, cosa sarebbe meglio, come gestire al meglio il tuo canale YouTube, come andare a aumentare gli iscritti e tutto quanto, dicevano: se te vuoi trattare degli argomenti che sono diversi tra loro, nel tuo stesso canale non li trattare tutti insieme. Perché altrimenti la gente che viene lì non sa. E si domanda, ma è un canale che parla solo di questo? Ma è un canale anche che parla di quest'altro? Ma parli di questo? Ma parli di quest'altro? Che cavolo di canale è questo? Esempio, se un canale, esempio, fa video di, parla di fumetti e cinema. Uno dice, ma è un canale che parla di cinema? È un canale che parla di fumetti? Che cavolo di canale è? E i consigli appunto che davano gli esperti di marketing era di separare, no, le due cose. Magari aprendo un canale che parlasse solo di cinema e un canale che parlasse solo di fumetti. Sì, possibile. Però non hanno considerato una cosa. Quanto è dannatamente difficile gestire due canali YouTube. Io ci ho provato. E il secondo canale, che avevo cominciato a portare video gameplay di giochi di sopravvivenza, Survival Games, comunque lo trovate sempre nel mio canale, Natron 3031, dell'On Survival, una cosa del genere. Ma è tipo 1 o 2 mesi che non carico nulla, e credo comunque di abbandonarlo lì. È veramente stancante e stremante. E non ce la posso fare io. E allora ho abbandonato quello. E io ho perso il filo del discorso. Bene. No, appunto, quindi dicevano di appunto dividere. Ho detto, va bene, okay. Allora ho detto, sapete cosa c'è? Siccome ho detto, vedo che mi sta un po' venendo a noia il giocare a giochi retro, li metto da parte, tratto solo giochi da tavolo e wargame, comunque giochi di società o giochi da tavolo. Io però i video che ho di videogiochi, io ho seguito il consiglio che davano gli esperti di marketing e dicevano non eliminare i video perché magari un giorno potresti avere la voglia di tornare a trattare di nuovo i tuoi vecchi video. Se li eliminate ovviamente non li troverai più, a meno che non ce l'hai in un non hai fatto un backup dei video, cosa che non è il mio caso.
Mettili invece in privato, in modo che soltanto tu che sei proprietario del canale li puoi vedere. E se poi un giorno vuoi tornare a trattare quel tipo di video, magari dopo un anno, 2 anni, insomma, quello che vuoi, ti basta fare così e li rendi nuovamente pubblici. Bene, ragazzi, credo che sia venuto il momento di tornare a rendere pubblici i miei gameplay. Perché in questi giorni stavo pensando: ah, che bello quando registravo i gameplay di giochi retro, che bello quando li caricavo, mi divertivo e tutto quanto, che bel periodo che è stato, è un peccato che ho smesso, però è ragazzo, era divertente, era un bel passatempo, perché non riprendo a fare i video gameplay di giochi retro? E allora, pensandoci, ripensandoci, mi sono deciso, anche per, fermi, a riprendere a fare i gameplay di giochi retro. Innanzitutto andrò a rendere di nuovo pubblici tutti i gameplay che ho fatto. Toglierò soltanto 2 giochi, che sono gli ultimi 2 che non ho finito. Medal of Honor, che ho finito per conto mio, non ho intenzione di rigiocarlo, di riprenderlo ora. E Shadowman Remastered, perché non mi ricordo assolutamente nulla, ho buttato il foglio su cui mi hanno segnato tutto, tutti gli appunti, non mi ricordo nulla, dovrei ricominciare dall'inizio, non ho voglia, quindi quelli li cancellerò, gli altri ovviamente li lascio. Ma come, Natron, allora vuol dire che ora torni di nuovo a fare e cambi di nuovo tema al canale, torni a fare i giochi retro e non fai più giochi da tavolo e wargame? No, non ho mai detto questo. I giochi, gameplay affiancheranno i giochi da tavolo. Sarebbe meglio il contrario, visto che il canale è nato principalmente come portare giochi retro, giochi vecchi, gameplay di giochi vecchi, di giochi retro. Quindi semmai sarebbero che ritorniamo a trattare il tema principale per il canale, il tema per cui io, Federico, nato nel 3031, ho aperto questo canale YouTube, portare gameplay di giochi retro. E affiancato ai gameplay di giochi retro ci saranno i giochi da tavolo di wargame, che continueranno ovviamente con tutorial, con partite e tutto quanto. Però, siccome, appunto, come dicevo prima, le partite e i tutorial sono molto più diluiti come video, ok? Perché appunto non è che ho giochi infiniti, o purtroppo ho quella manciata di giochi lì. Una volta fatto vedere qualche partita a ognuno, e nemmeno tutti, perché appunto non tutti si possono giocare in solitario, e aver fatto vedere qualcosa, qualche novità, io non ho più nulla da mostrare, non compro i giochi da tavolo tutti i giorni, altrimenti sarei povero, ok? E quindi, per andare a coprire quei che poi comunque giochi da tavolo rimarranno sempre, magari con 1 o 2 video a settimana più o meno, insomma, e poi uno, anche perché un conto è registrare un gameplay di un gioco. Ti metti qui, apri OBS, apri il gioco, via. Oh, ciao a tutti ragazzi, come va? Allora, dai, andiamo, continuiamo a giocare a Medal of Honor, dov'è che siamo arrivati? Ci vuole 2 secondi. 20 minuti, 30 minuti, poi spezza relazione, no? Giustamente. Gioco da tavolo, no. Prendi il gioco, lo setappi, prepari tutto, telefono, lassù, per registrare tutto quanto. Devi avere tempo, perché magari se viene interrotto, poi devi riprenderlo, magari devi riprendere il giorno dopo, non ti ricordi nemmeno quello che stavi facendo. Quindi, insomma, è un pochino più elaborata la cosa, è un pochino più elaborato. Diciamo che il registrare gameplay è molto più immediato, molto più semplice, molto più veloce, molto più, anche volendo dire, user friendly, possiamo dire. Quindi continuerò ovviamente a trattare giochi da tavolo e wargame. Ovviamente saranno di meno i giochi, cioè saranno di meno i video rispetto ai video gameplay. E io di nuovo, porca miseria, ho riperso il filo del discorso. Tutto questo per dirvi che ho deciso, è venuto il momento di andare a riprendere a trattare il tema principale del mio canale, i giochi retro. Non so se l'ho già detto, lo ridico, andrò a cancellare definitivamente
ovviamente andrò a rimettere visibili tutti i gameplay e andrò poi a cancellare i gameplay di Medal of Honor e di no, avevo già detto, e di appunto di Shadowman, perché appunto non li ho terminati, non ho attualmente intenzione di portarli in questo momento. E questo che dovevo dirvi tutto qua. Dovevo dirvi altro, una bella gomma anche qua in mano. Non dovevo dirvi altro. Ah, cosa importante. Ora, il registrare un tutorial di un gioco da tavolo, una partita, si ha un atteggiamento un pochino più, no? Professionale, un pochino più tranquillo. Io questi gameplay voglio un po' riprenderli a registrare un po' come ero all'inizio, molto tranquillo, in modo relax, quando ho tempo, registro 8 minuti, registro quello. Se ho voglia di dire parolaccio, dico quella parolaccia, se voglio dire qualcosa, dico qualcosa, ovviamente tutto quanto nei limiti del possibile di YouTube. E basta. Questo è quello che dovevo dirvi. Il prossimo video che uscirà sul canale sarà appunto un videogioco, perché quindi sarà la nuova serie. Ecco, diciamo che questo ritorno dei giochi retro è un po' come se fosse una nuova stagione nel canale, no? No, di una serie TV, no? Parte una nuova stagione, parte la quarta stagione. Ecco, questa potrebbe essere la quarta stagione, la quinta stagione del mio canale, appunto, che si riparte con i giochi retro. E io sono contento di portarvi nuovamente i giochi retro. Ovviamente dovrò cambiare anche banner al canale, no, non sono nemmeno grafico, quindi dovrò riuscire a fare qualcosa di interessante per conto mio. E niente, tutto qua. Quindi ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, come al solito, lasciate un commento, un mi piace, attivate la campanella per non perdervi i prossimi video, quindi anche appunto i video gameplay. E iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e noi ci vediamo al prossimo video, che molto 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 probabilmente tratterà sarà di un gameplay di un gioco retro. Se mi sono dimenticato di finire un discorso perché mi sono interrotto, ditemelo, quindi vi risponderò nel prossimo video, non nel prossimo vlog, nel prossimo video. E niente ragazzi, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!